Sono molte a Natale le iniziative di beneficenza, quella dell'ANTA allo scopo di raccogliere fondi per aiutare la ricerca contro i tumori. Ancora Elena Bolpagni. Nasce tutto da un hobby, il canto. È proprio grazie a questa sua passione, infatti, che Flavio Trapelli e il discografico ed amico Sasà Massarelli hanno ideato un CD a scopo benefico. A volte gli angeli non volano, è il nome del CD, che con il suo contributo aiuterà l'ANT, Associazione Nazionale Tumori. Disco che da sempre pensavo di fare a fini benefici. Una volta trovato l'aggancio di Sasà, una volta trovata l'associazione alla quale devolvere il ricavato della vendita e soprattutto anche gli sponsor che ci hanno permesso di realizzare questo disco, niente, ci siamo messi al lavoro. È uscito un CD di 14 cover riarrangiate, risistemate grazie appunto a Sasà Massarelli e al suo studio di registrazione. L'ANT accoglie con grande serenità questa iniziativa e spera nella sensibilizzazione di tutti davanti a una malattia così grave. L'abbiamo realizzato nei miei studi e il ricavato abbiamo pensato di darlo a un ente benefico. Quest'ente che comunque sia molto vicino a noi, intendo noi come per dire città come Brescia, e che non sia una goccia nel deserto, considerando che l'opera è piccola ma comunque è grande l'interesse. A volte gli angeli non volano, questo titolo è stato scelto da loro prima di conoscere noi, e questa per noi è una coincidenza che ci tocca il cuore, perché i nostri medici che assistono i sofferenti di tumore ormai a Brescia dal 2001, ne abbiamo assistiti più di 1400, vengono proprio soprannominati angeli dai nostri pazienti, dalle famiglie dei nostri pazienti.